della cucina della osteria Il Bersagliere, qui inquadriamo lo chef Giustino. Abbiamo sentito anche parlare di un piatto in particolare che si chiama la Vignarola, e vorremmo avere qualche notizia in più. Molto semplice, un piatto della tradizione contadina, sì. Quindi piatto che realizza soprattutto in questo periodo dell'anno, sì. In quanto abbiamo a disposizione due legumi che troviamo facilmente, sì. Cioè, quindi sì. Le pare che sì. Venivano messe all'interno dei vigneti, sì. Per poi fare il sovescio, quindi per dare azzodare il terreno, sì. E queste fave poi fanno parte, ecco, della nostra tradizione, perché il 1 maggio tutti mangiamo alcune fave con il cecorino, certo. E quindi fave unite a piselli, sì. Che iniziano ad esserci i piselli, sì. In questa stagione, sì. E i carciofi che stanno tra altre cose finendo, sì. Quindi noi abbiamo la tradizione del carciofo romanesco, quindi la zona, sì. Di Certe della Vispoli, diciamo, c'è questo carciofo che è particolare, sì. Detto nostro cimarolo, quindi sì. Diciamo sia per fare i carciofi alla romana che per fare i carciofi alla siria. Ecco, ma soprattutto in questo periodo si trovano i carciofi piccolini, cioè i boccioletti, sì. Che utilizziamo spesso per fare i carciofini sott'olio, no? Sì, ecco, sì. Questi carciofi vengono riutilizzati, uniti a
piselli e fave, sì, con del guanciale per, sì, fare, e cipolla per, sì, fare un ottimo piatto, cioè, sì, assemblati insieme, sì, con cotture, sì, separate, sì, quindi vengono cotti prima le fave che hanno un tempo di cottura un po' più lungo, sì, successivamente vengono messe nella pentola i carciofi, sì, e in un terzo momento vengono messi i piselli. Sì. Prima bisogna fare un soffritto di cipolla e guanciale, sì, prima di aggiungere questi ingredienti. Il tutto condito con del buon pecorino romano. Certo, quindi, certo. È un piatto molto semplice, gustoso, è, sì, un piatto anche abbastanza salutare perché è ricco di ferro, di azoto, quindi è un piatto che in qualche modo è fresco, sì, direi, certo, tra virgolette, certo, è anche molto salutare. Va condito con dell'olio a crudo, sì, ottimo olio a crudo del territorio, perché noi, certo, chiaramente abbiamo delle cultivar fantastiche, certo, abbiamo dei produttori veramente che hanno degli oli profumatissimi, quindi, certo, certo, olio locale, e poi abbinato anche a un buon vino locale, una buona Malvasia, certo, la Malvasia del Lazio, che è un abbinamento ideale per questo tipo di, certo, di piatto. Ecco la famosa vignarola che ci ha preparato Giustino ed è veramente molto carino come composizione e sicuramente anche molto appetitoso, perché abbiamo sentito molto parlare dai clienti che sono venuti in questo locale.